Ciao e bentornati a questo nuovo video. Oggi parliamo delle uscite DC previste per settembre 2024. Al solito sono le uscite di anteprima, ovviamente non vi elenco tutti gli spillati regolari che escono normalmente perché sennò è un po' inutile. Vi segnalo le novità, i volumi, le ristampe in nuova edizione. Magari dal mese prossimo ricominciamo a dare un'occhiata anche alle ristampe vere e proprie, anche se devo dire che ultimamente Panini non è che ne stia facendo moltissime, però magari inizierò a risegnarmi anche quelle che una volta lo facevo poi ho smesso. Magari ce le segniamo pure quelle lì, così le vediamo insieme rapidamente, però dal mese prossimo. Per ora vediamo un po' quello che è stato annunciato appunto a settembre e iniziamo con una iniziativa veramente interessante che arriverà per il Batman Day, che non mi ricordo mai quando è, ovvero Joker il mondo. Un paio di anni fa era uscito Batman il mondo, tot storie scritte da altrettanti team creativi, tutti provenienti da varie parti del mondo, quindi c'era una storia per nazione, ovviamente non tutte le nazioni del mondo, se ne erano tipo tantissime. E questa volta si rifà la stessa cosa, ma con il personaggio di Joker. Dalla Germania al Camerun fino alla Corea, realizzate da 14 team creativi diversi queste storie, quindi presumibilmente 14 storie. Per l'Italia avremo Joker a Bologna nel 77 in uno degli episodi più politici di sempre. Volume di prestigio che contiene la prima avventura del principe pagliaccio del crimine, ideata e realizzata nel nostro paese. Sì, come anche immagino in quelle di tanti altri, ma ok. Facciamo i campanilisti. Tra gli autori coinvolti abbiamo Geoff Johns, Jason Fabok, Enrico Brizzi, Paolo Bacciglieri, che sono gli americani e gli italiani, più altri, ovviamente. Cartonato, 184 pagine, a 20 euro. Non un'ottima offerta come era quella di Batman il mondo, però anche questo in realtà è proposto a un prezzo comunque più basso di quanto sarebbe quello normale per 184 pagine. Inoltre, oltre alla versione normale che contiene tutte le 14 storie, Panini fa uscire anche Joker, strategia della tensione Artist Edition, ovvero solo la storia di Enrico Brizzi, disegnata da Paolo Bacciglieri. Prima collaborazione, fra l'altro, tra Brizzi, Bacciglieri e anche Vincenzo Filosa, in grande formato, un volume di prestigio con tonnellate di extra, strepitose tavole di Bacciglieri nel bianco e nero originale e tutti dietro le quinte della lavorazione. Ammetto che è molto interessante anche perché, se non sbaglio, avevano fatto la stessa cosa con il mondo, ma era particolarmente costosa. Invece questa è in formato Absolute, solito 23x31,5, cartonato, 64 pagine, 20 euro, che sì, per carità, non è che sia un prezzo super conveniente, però è interessante, ci sta, e magari acquistarsi anche questa edizione qui ha un senso a livello proprio collezionistico, se vi piace avere qualcosa di un po' particolare. In bianco e nero, formato gigante, una storia speciale, quindi interessante anche l'edizione Artist. Proseguendo, torniamo nella normalità, abbiamo Batman la città della follia, un nuovo DC Black Label Complete Collection, quindi miniserie completa proposta da noi direttamente in cartonato, formato quadrato 21,6x27,7, quasi quadrato. Autore unico Christian Ward, con un'altra versione della città, un incubo distorto e malato che era stato tenuto sigillato e sorvegliato dalla corte dei gufi. Interessante, probabilmente una bella storiellina. Un'interpretazione dell'uomo pipistrello e dei suoi nemici ispirata all'orrore cosmico di Lovecraft. Sicuramente da dargli un'occhiata. Poi, qualcosa di ancora più particolare, abbiamo Batman e Robin e Howard, in cui Damian Wayne e Robin, il ragazzo meraviglia, e gli interessa soltanto la lotta al crimine. Ma cosa accadrà quando suo padre Bruce Wayne lo costringerà ad appendere il martello al chiodo e a concentrarsi sugli studi, che è più o meno la trama di Batman e Robin, sebbene non gli faccia appendere il martello al chiodo? Comunque, Damian troverà in Howard, un ragazzo atletico e gioviale, un rivale con cui competere. Dallo stesso autore di Star Wars, il grande libro di Darth Vader e famiglia, Jeffrey Brown, è una storia divertente, capace di unire rivalità e amicizia, dovrebbe essere una cosa comunque comica e divertentina. Formato piccolo 13,9x23, 136 pagine, a 12 euro, da dargli un'occhiata, probabilmente dedicata comunque al pubblico più giovane, ma potenzialmente molto divertente. Magari ne riparliamo, vediamo un attimo. Poi abbiamo Batman e Babbo Natale, Cavaliere Redentore. Ora, l'ho già detto nel video di anteprima, mamma mia, la scelta dei titoli Panini italiani a volte mi fa rabbrividire. In americano questo è Batman Santa Claus Silent Night con la K, che ovviamente fa il verso alla canzone Silent Night senza K. E sì, all'interno della strofa italiana si parla di Redentore, però, ma lasciali in originale? No? Vabbè. Comunque Babbo Natale sta arrivando a Gotham City, è il crossover più incredibile di sempre, dove Batman va a aiutare il più celebre residente del Polo Nord a investigare su una serie di efferati crimini avvenuti in prossimità del Natale.
con la partecipazione di Superman, Wonder Woman, Freccia Verde e molte altre star dell'universo DC, Eddie Jeff Parker, Michele Bandini e Trevor Iversen, Danny Kim e altri, cartonato 112 pagine, 18 euro, un po' fuori tempo, ecco, l'avrei fatto uscire magari a novembre-dicembre, però nel caso sono curioso, magari me lo recupero per Natale. Poi abbiamo Titans, i racconti dei Titani, che dovrebbe essere un volume unico con i 4 episodi di Tales of the Titans di Tini Hour, Steve Orlando, Javier Ruiz, Leonora Carlini e altri. Brossurato, 136 pagine, 15 euro. Che uno si chiede, ma se il cartonato normale dei Titans me lo fai cartonato? Questo non potevi farlo, appunto. Anche questo cartonato. Poi per carità, a me brossurato va benissimo e spendo meno, però le scelte ogni tanto sono un poco comprensibili. Un volume che aggiorna lo stile narrativo e il divertimento e la leggerezza alla base dei leggendari Teen Titans degli anni 80. Io ho paura di sapere cosa ha scritto Tini Howard, ve lo dico. Però effettivamente a questo prezzo probabilmente lo acquisterò per vedere un po' cosa combinano. Poi abbiamo Nightwing volume 7 sull'orlo del precipizio, nuovo volume del Nightwing di Tom Taylor con Michael W. Conrad, Stephen Byron, Sergio Acuña e altri, brossurato, 168 pagine, 17 euro, con gli episodi dal 106 al 110 di Nightwing. E vabbè, continua la sua serie, interessante, alla fine ci sta proseguirla. Poi, Stargirl, i bambini perduti, volume autoconclusivo, con la miniserie americana Stargirl The Lost Children, 6 episodi, più lo speciale Stargirl Spring Break Special, è un cartonato di 184 pagine a 24 euro di Geoff Johns con Todd Nauk. Ora, il personaggio di Stargirl l'ho sempre trovato simpatico come idea, non ho mai letto molto, credo, e di Geoff Johns magari un pensiero anche su questo ce lo si fa, magari per un recupero, però vediamo. Poi ancora abbiamo Wesley Dodds, Sandman Nebbia di Guerra, con il Sandman classico fondamentalmente, ambientato nella Golden Age, con una storia mai narrata del Sandman originale, testi di Robert Venditti, disegni di Riley Rosmo, cartonato 144 pagine, 19 euro, credo che lo comprerei solo per i disegni di Riley Rosmo, quindi magari un pensiero anche qua ce lo faccio, magari non subito, magari recupero, però mi interessicchia. E a questo punto abbiamo finito con i volumi inediti, passiamo alle nuove edizioni e iniziamo con il Superman di J.M. Straczynski. Per la prima volta in un unico volume, l'intero ciclo di storie di Superman di Straczynski, con l'uomo d'acciaio che parte per un viaggio attraverso gli Stati Uniti per riconnettersi con le radici della sua battaglia per la verità, giustizia e sogno americano. Storia che devo dire ho letto a suo tempo ma non mi ricordo affatto. È un cartonato di 304 pagine a 32 euro con i numeri dal 700 al 711 più 713 e 14 di Superman del 2006, che non ha senso perché la numerazione è quella classica, quindi comunque è Superman e basta. Ci può stare, ammetto che non so darvi un giudizio perché non me le ricordo proprio queste storie, erano state abbastanza discusse in realtà a suo tempo, però dovrei andarmele a recuperare in spillato, ma ricordo poco. Però se non altro è Straczynski, che è sempre un bravo scrittore, per cui ci può anche stare. Poi, sempre dedicato a Superman, abbiamo un altro volume, ovvero Camelot Cade, gioiello moderno dell'uomo d'acciaio di Kurt Busiek insieme al compianto Carlos Pacheco. Lettura fondamentale per conoscere e apprezzare l'Azzurrone, anche questa ovviamente non me la ricordo assolutamente, sono le primissime storie pubblicate in spillato da Planeta. È un cartonato di 288 pagine a 31 euro di appunto Kurt Busiek, Carlo Pacheco, ma anche Fabio Nicezza e Peter Vale. Ammetto che interessante, ovviamente ce l'ho già in spillato, non credo che me ne recupererò in questo formato, però se non l'avete mai letto, anche visivamente molto molto bello, ci sta alla fine. Poi, i misteri di Panini. Panini decide di ristamparci in questo momento Swamp Thing di Alan Moore in versione cartonata normale. E uno dice, beh, ci sta avere varie possibilità di scelta. Sì, quando però il cartonato di 200 pagine a 26 euro non costa praticamente uguale agli Absolute. Ora, facendo la somma di tutti i numeri, grosso modo si va a spendere la stessa cifra, quindi che senso ha comprarseli in cartonato normale e non in Absolute? Perché proprio vi fanno schifo gli Absolute, forse. Sì, è l'unica motivazione sensata. Comunque è il capolavoro di Alan Moore con Stephen Blissett e John Totleben, una pietra miliare che non può mancare nella libreria di ogni appassionato di fumetti. Ora, potrebbe aver senso se avesse usato la colorazione originale, ma non credo proprio, quindi vabbè. Proseguendo, abbiamo Stormwatch di Warren Ellis volume 2, Evolvi o Muori, seconda parte del ciclo di Warren Ellis su Stormwatch, importantissimo secondo me se avete amato Authority, cartonato 384 pagine a 37 euro, questi sinceramente li recupererei giusto per averli. Quando arrivò su Stormwatch Warren Ellis cambiò totalmente lo stile della testata, trasformandolo in una roba molto seria e molto da leggere rispetto a prima che era il banalotta serie di supereroi Image, non particolarmente illuminata, quindi consigliatona anche questa seconda parte. Poi abbiamo il Nightwing di Tom Taylor, di cui prima abbiamo visto il nuovo volume, però nella versione deluxe,
esce il libro 1, che contiene gli episodi dal 78 al 91, più alcune storie collegate di Superman, Son of Kal-El, Batman, Urban Legends e Nightwing Annual. Sono 444 pagine a €43. Serie molto molto apprezzata da critica e pubblico, quindi consigliatissima. Sinceramente io i primi due volumi dovrei averli già, quindi tutte queste storie in teoria ce le ho già, però l'idea di recuperarmi la serie in versione cartonata ce l'ho, perché almeno non sto a comprarmi i brossolatini, visto che fanno i volumi deluxe, che costano comunque più o meno uguale, immagino. Anche qua da farci un pensierino e magari fare un po' di conti, ecco. Proseguendo ancora, arriva in volume Il processo delle Amazzoni, questa saga di Wonder Woman del 2022, in un cartonato di 232 pagine a €29 di Vita Ayala, Becky Cloonan, Laura Braga, Elena Casagrande e altri. Non interessantissima sinceramente. All'interno c'è Trial of the Amazons 1-2, Nubia and the Amazons 6, Wonder Woman 785-786, la miniserie dedicata a Wonder Girl e Nubia Coronation Special 1, prima storia. Non particolarmente interessante sinceramente, però se volete leggervi l'evento senza stare lì a recuperarvi la serie di Wonder Woman ci può stare, però non mi sembra particolarmente interessante. Poi abbiamo invece Superman Imperatore Joker, che in teoria credo di avere in un vecchio volume Planeta forse, che tra l'altro lessi a suo tempo totalmente senza conoscere di cosa si stava parlando, se non ricordo male. È un DC Deluxe di 296 pagine a €34 di Jeff Loeb, Ed McGuinness, Job Kelly, Doug Mankey e altri, e ci presenta questo crossoverone del 2000 con Joker che diventava appunto Imperatore. Fondamentalmente la classica alterazione della realtà. Ci sta, ammetto che non me la ricordo benissimo e non sono nemmeno certo al 100% di averla letta, devo verificare, però se uno vuole leggersela ci sta, è un po' uno di quei classicini del passato che magari non fondamentale per carità, però se vi siete appassionati a Joker e volete vedere cosa combina, un volume che probabilmente vi divertirà. Ancora abbiamo il DC Pocket Collection Supergirl, la donna del domani, serie di Tom King disegnata da Biscuits Evely, brossuratino 15x23 ma 216 pagine a €9,90, quindi un prezzo assolutamente bomba e il modo ideale per recuperarsi la serie se volete leggervela. Io tra l'altro l'ho comprata a suo tempo ma non l'ho letta, quindi potrei approfittarne e mettermi anche questo sulla scrivania che sale. Però ci sta, alla fine è interessante, una bella serie, ne parlano tutti molto molto bene. E se non sbaglio c'è qualcuno ha detto che sarà ispirata parzialmente alle robe nuove cinematografiche, vabbè. Sapete quanto questa roba lascia il tempo che trova, ma alcune creator ci fanno molto affidamento su questa roba. Abbiamo già parlato di Infamous Iron Man, vero? Devo farci un video? Mi sa di sì. Comunque, poi abbiamo Batman Detective Comics volume 6 Indovina Indovinello, con la conclusione della gestione di Enrico Tamaki sul Cavaliere Oscuro, con una storia incentrata sull'enigmista. Contiene Detective Comics 1059-1061 più le storie secondarie del 1027 di Enrico Tamaki appunto, insieme a Nadia Shammas, Sina Grace, Ivan Reis e altri. Cartonato 136 pagine, €19, ovviamente per tutti quelli che si sono recuperati i precedenti 5 volumi di Detective Comics. Ancora classicone con New Teen Titans di Wolfman e Perez volume 13, Quando la città crolla, in cui continua ovviamente l'epopea dei Titans, mi pare siano 15 i numeri totali, li ho visti su Amazon in inglese. Comunque cartonato 336 pagine, €34, con i New Teen Titans dal 32 al 40, Infinity Inc. 45 e New Teen Titans Annual 3. Ancora abbiamo Batman Gotham dopo mezzanotte, con la maxi serie Gotham After Midnight di Steve Niles, Kelly Jones, Michelle Madsen, mini del 2008, fra l'altro un cartonato di 344 pagine a €35 che io credo di non aver letto così a memoria, ma penso di non avere nemmeno, devo verificare, però storia interessante di Batman con Kelly Jones ai disegni, quindi molto molto interessante, probabilmente uscita precedentemente per RV o Planeta. Poi abbiamo un volume un po' mappazzonoso, ovvero Batman i racconti di J.H. Williams III, che è il disegnatore, un cartonatone formato standard in realtà 17x26 di ben 464 pagine a €42, con un po' di storie di Batman create da J.H. Williams III, Grant Morrison, Doug Manek, di Curtis Johnson e altri. Ora, se non siete dei collezionisti di cose di Batman e quindi queste storie non le avete mai lette e siete invece dei grandi fan di J.H. Williams III e volete le sue storie su Batman, ha molto senso, altrimenti forse un po' meno, a meno che non siete semplicemente collezionisti di libri fighi e quindi ci può stare. Tra l'altro è in formato comic book normale, quindi non è che le tavole siano nel massimo del loro splendore, insomma interessante ma non così fondamentale forse. Poi arriva una cosa un po' particolare, diciamo, ovvero Batman Una brutta giornata Collection cofanetto, un unico cofanettone completo al costo di €135 che contiene gli 8 volumetti dedicati a Una brutta giornata più
un volume esclusivo solo con il cofanetto completo, quello di Batman The Killing Joke. Ora, al netto di Killing Joke si trova in altre edizioni, quindi non è che avete necessità di comprarvelo in questa. Qual è il problema? Al netto ancora che le storie non sono tutte proprio all'altezza, Batman Una Brutta Giornata sono tutte storie di un'ottantina di pagine circa, precedentemente presentate in brossuratino e qui ripresentate in cartonatini di 88 pagine a 16 euro l'uno. Capite da soli che non è proprio la roba più conveniente della vita. Valeva magari la pena fare un paio di volumi cartonati? Questa edizione, bene o male, è uscita quasi identica negli Stati Uniti, per cui non è neanche un'idea di Panini, in realtà. Però, sinceramente, io non riesco a trovare una motivazione reale per comprarsela in questo modo. Ora, se una vi piace particolarmente di queste, magari compratevi il cartonatino singolo per averlo, ma comprarsele tutte, anche no. Vediamole insieme rapidamente. Abbiamo l'uno, l'Enigmista, di Tom King e Mitch Geertz, che a me non è affatto dispiaciuta, anche se già ha dei detrattori incredibili. Poi abbiamo Due Facce di Mariko Tamaki e Javier Fernandez, questa a me non è piaciuta particolarmente, ma ok. Poi Il Pinguino di John Ridley e Giuseppe Camuncoli, che tra l'altro ho segnato due volte per qualche motivo. Mr. Freeze di Jerry Duggan e Matteo Scalera, e anche qua ci si è lamentati un sacco perché si va a modificare le origini, ma in realtà sono tutte storie fuori continuity, è bene o male. Poi abbiamo Catwoman di G. Willow Wilson e Jamie McKelvey. Il volume 6 è Bane di Joshua Williamson e Howard Porter. Il 7 Clayface di Colin Kelly, Jackson Lansing e Xermanico. E l'8 di nuovo Tom King con Ivan Reis su Ra's al Ghul. Ribadisco, non ha molto senso tutta l'edizione, io ve la sconsiglio fortemente, cercatevi i brossuratini piuttosto, però ehi, se vi piace avere una roba molto cartonata e molto molto costosa, poi in base a quello che andate a leggere, fatemi un po' voi i vostri conti. Proseguiamo con una roba che, se questa era un po' una fregatura, è una fregatura totale, globale, totale tombale. Ok, salutiamo il sommo. Arriva il DC Absolute Death, che poi non uscirà mai in realtà a settembre, perché a settembre probabilmente arriva il volume precedente, quello dedicato al prequel di Sandman, quindi vabbè. Comunque, prima o poi arriverà davvero anche il DC Absolute di Death, e qual è il problema? Beh, il problema banalmente è che sono 360 pagine, in cui tra l'altro trovano posto fondamentalmente due miniserie e qualche storiella breve, immagino, un sacco di extra, e costa la bellezza di, ribadiamolo, 360 pagine, sì, ok, formato Absolute con la copertina in finta pelle e lo slipcase, costerà 90 euro. Ora, è una cifra che non sta né in cielo né in terra. Gli altri Absolute di Sandman avevano spesso quasi il doppio delle pagine e costavano 95. Sta roba qua è totalmente fuori mercato, ma proprio senza senso. Però, Panini, va bene, gestiscono un sacco di dati. Comunque, proseguendo, DC Omnibus, Batman di Jeff Loeb e Tim Sale. Questo è molto molto carino, se non avete già ovviamente queste storie. Contiene tutte le loro opere principali su Batman, a partire da Legend of the Dark Knight Halloween Special, Batman Madness, Batman Ghosts e poi il lungo Halloween, Vittoria Oscura, Catwoman When in Rome, Batman Superman Secret File e Batman il lungo Halloween Special, quello uscito nel 2021. Ora, ribadisco, io bene o male queste storie le ho già tutte, quindi sicuramente non andrò ovviamente a recuperarmi l'omnibus, però se non le avete e le volete avere in un bel formato da libreria di lusso, ci sta assolutamente, sono 1232 pagine a 100 euro per alcune delle migliori storie di Batman di sempre, 100 euro ben investiti. Poi abbiamo Fable Special Fairest 1, La Bella Risvegliata, che era un'altra serie parallela a Fables, di Bill Willingham con Lila Sturge, Phil Jimenez, Sean McManus e altri, un brossurato di 160 pagine a 17 euro. Ammetto che non me le ricordo così bene le storie di Fairest, visivamente mi sembra che fossero molto carine, ma per il banalmente è Phil Jimenez. Era lo spin-off dedicato a Rosa Spina, la sorella di Biancaneve, è una storia dai toni noir che coinvolge Lamia, una conturbante femme fatale. Recupererei anche questo, ma perché io amo tutto di Fables, per cui senza problemi. E a proposito di Fables, esce anche il volume 22, Addio, che è l'ultimo volume che contiene integralmente il numero 150 di Fables, che era un numero super mega extra size, infatti sono 168 pagine, brossurato a 17 euro. Ovviamente se avete comprato i 21 precedenti, c'è da comprare anche il 22, sebbene poi esistano il 23 e il 24, che sono quelli della nuova serie. Forse il 24 non è ancora uscito alla fine, l'avevano già annunciato se non ricordo male, vabbè. Comunque, Fables, serie da leggere. Ora, sì, magari poi arriverà prima o poi un'edizione più figa. C'era la Deluxe, in realtà, per il Revue Lion, ma vediamo un po'.
E poi, per concludere, abbiamo Lucifer volume 11, Vesperi. Anche qua si conclude Lucifer, lunga saga di Mike Carey con Peter Gross, Ryan Kelly, John J. Muth e altri. Brossurato, 216 pagine, 20 euro. Anche questo, per quanto mi riguarda, assolutamente da leggere, perché ci vuole. Quindi, abbiamo concluso anche per DC Comics per settembre. Fatemi sapere ovviamente nei commenti qual è la cosa che vi ha interessato di più di queste uscite, se c'è qualcosa che vi stimola particolarmente, che volete comprare assolutamente, oppure nulla di nulla. In ogni caso, se avete visto tutto il video, lasciatemi un pipistrellino nei commenti fra le emoticon, che ci sta, tanto Batman DC, stessa roba. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 18 su Twitch e la domenica alle 21. Poi c'è il secondo canale YouTube Cantina Pelata, dove ricarico le live, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, gruppo per i fumetti, canale con le notifiche e canale con le offerte, e ne stiamo mettendo un pochino da Geeko, quindi andate a seguirlo, che sono succose. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!